Punta delibera di giunta per l'affidamento di incarichi come sovrintendente e direttore artistico al teatro Traiano, un costo di oltre 130.000 euro. Importante iniziativa dell'EMI Supermercati, per venire incontro alle difficoltà dell'attuale situazione economica, nasce Carta Argento, una carta a sconti per tutti i pensionati. Reclama lo stipendio cameriere accoltellato dal ristoratore a Fiumicino. L'uomo è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di lesioni gravi. Calcio il cervetri pareggia in casa del Focene ed ottiene il punto necessario alla matematica conquista della promozione in Eccellenza a due giornate dalla fine. Buonasera a tutti e benvenuti a TG Alto, Alto Lazio. Partiamo con una notizia di cultura. Traiano d'oro, collaborazioni da oltre 134.000 euro. La Giunta ha deliberato il programma per l'affidamento degli incarichi per l'anno 2013. Il teatro cittadino, come la Scala di Milano, avrà un direttore artistico e un sovrintendente. Ma sentiamo il servizio. Si parla tanto di contenimento dei costi, di crisi, di riduzione della spesa pubblica. Ma molto spesso la teoria e le buone intenzioni non coincidono affatto con la pratica almeno stando alla delibera di giunta numero 108 del 14 aprile scorso, che ha come oggetto il programma di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2013, un atto con il quale è stato proposto di deliberare l'approvazione del programma relativo agli incarichi di collaborazione in coincidenza con cinque attività. Al primo punto si parla di valorizzazione ed eventuale allenazione del patrimonio per un importo pari a 47.237 euro. Al secondo, invece, di razionalizzazione cronologica degli strumenti urbanistici per un importo pari a 43.860 euro. Passiamo all'ultimo punto, legge anticorruzione per un totale di 18.000 euro, visto che il terzo e il quarto punto inseriti in delibera meritano un discorso a parte: due incarichi di collaborazione autonoma, coordinata e continuativa, scadenza 30 giugno 2014, come per gli altri tre, relativi al teatro Traiano. Nel primo caso si parla del direttore artistico, per un importo da 91.800 euro, nel secondo del sovrintendente, il cui importo è pari a 42.360 euro. E ci si interroga sulla necessità di avere due figure complementari al vertice del teatro comunale, proprio mentre la questione HCS continua a tenere banco e l'amministrazione è costretta a fare i salti mortali di fronte ad ogni spesa da affrontare, per quanto piccola possa essere. Ci si consola solo provando ad immaginare la cultura civitavecchiesi al pari di quella lombarda, considerato che proprio il teatro alla scala di Milano, al pari di quello locale, avverte la necessità di lavorare con un direttore artistico e un sovrintendente e l'autorità portuale di Civitavecchia il provveditorato delle opere pubbliche e la soprintendenza archivistica hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la creazione di una sezione di archivio storico dell'autorità portuale molto soddisfatti dell'iniziativa il presidente dell'autority Pasqualino Monti Donato Carlea, provveditore delle opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna e Donato Tamblé responsabile della soprintendenza archivistica del Lazio. La firma di questo accordo è il primo passo in realtà di un progetto più articolato che avrà come Fine, quello di realizzare un archivio storico del porto di Civitavecchia. La fase successiva pare permetterà all'autorità portuale di prendere possesso dei locali del provveditorato e si concluderà con l'apertura al pubblico entro la fine del 2013 dell'archivio, con la possibilità di consultare manoscritti e documenti. E questa mattina l'assessore Mirko Mecozzi ha parlato dell'opera di riqualificazione delle strade cittadine, ciò che è stato fatto e ciò che dovrà essere fatto in merito, ultimato il primo step infatti messo in atto dall'assessorato e pronto a partire nei prossimi giorni il secondo step. Ma sentiamo nell'intervista quali sono i lavori pronti a partire. Tantissimi progetti e i lavori che questa amministrazione, grazie all'assessorato ai lavori pubblici, ha messo in cantiere, alcuni dei quali sono già terminati. Molti lavori, abbiamo fatto un lunghissimo elenco che è inutile qui ripeterlo, stiamo partendo con tanti lavori, abbiamo già asfaltato le strade del centro, stiamo completando l'asfalto delle rimanenti strade del centro, adesso stiamo aggredendo le periferie. Cominciamo da San Liborio, rifacendo alcune strade, San Gordiano e Campo dell'Oro, ma in modo particolare metteremo in sicurezza tutte quelle strade che ancora sono piene di buchi, Quindi una parte saranno asfaltate e una parte saranno messe in sicurezza. Stiamo lavorando sull'ecocentro che è pronto, appena pronto l'ecocentro entro maggio siamo in grado di far partire la differenziata entro luglio che è il termine ultimo entro il quale la regione ci dovrebbe dare i soldi per la raccolta differenziata che è anche un obiettivo di questa amministrazione che si era dato e che sicuramente porteremo avanti. In più rimetteremo in sesto via Matteotti e tante tante strade che sono importanti per la città, ma le due cose più importanti è che riqualificheremo l'ingresso nord per cui è pronto un appalto che si aggiudicherà tra qualche giorno di un, miliardo e due, per un milione e duecento.000 euro che sono l'accesso nord e ripreso anche l'accesso sud in modo tale che avremo una città che chi entra da nord a da sud troverà una città assolutamente qualificata. Poi abbiamo pronto diciamo, il progetto che ormai. E dovrebbe essere definitivo delle due rotatori, una via Pietronenni per andare a San Liborio, Izzi e Pietronenni, e l'altra rotatore che faremo alla mediana, anche lì che ce la chiedevano in molti perché c'erano molti incidenti. Quindi mi pare che dopo la Marina, dopo l'impegno ad aprire la, la passeggiata e soprattutto dopo che abbiamo riempito con varie iniziative, che l'abbiamo vista già il primo maggio. Questa città insomma, si avvia a diventare una città diversa da come l'abbiamo trovato. Sono passati 11 mesi per dare già un segno di cambiamento a questa città. Quindi ci auguriamo che su questa strada, se oggi in 11 mesi siamo riusciti a mettere in piedi tutto questo popò diciamo, di lavori, ritorniamo che insomma, nel giro di qualche tempo riusciremo a dare una svolta definitiva all'immagine e anche alla bellezza di una città che in questi anni era ridotta molto male. E siamo ormai in un periodo di crisi economica che continua a colpire le fasce sociali più, debiti, più deboli. Scusatemi, l'EMI Supermercati avrebbe trovato una soluzione se non altro per i pensionati, lanciando la carta argento. Sentiamo i particolari in questa intervista. Un'importante iniziativa sociale, soprattutto in questi periodo di crisi. Eh sì, eh, abbiamo sposato l'iniziativa di EMI in, eh, in una settimana praticamente perché abbiamo avuto i contatti che ci hanno coinvolto in questa bella iniziativa che andrà ad aiutare le fasce in difficoltà, diciamo loro stanno pensando ad una carta argento per le persone da 60 anni che chiaramente siano pensionati, allargando alle fasce meno ambienti diciamo, i problemi che proprio della spesa di tutti i giorni, quindi da quello come diceva l'amministratore delegato eh, parlava di prodotti di prima necessità, anche per, ehm, diciamo, per il corpo, quindi per lavarsi, per queste cose qua. Noi l'abbiamo sposata perché come assessore dei servizi sociali la, la situazione la pugno tutti i giorni, ricevo telefonate, incontri, persone che in questo momento sono in grosse difficoltà. Quello che vogliamo sottolineare, come ha già detto il sindaco prima in conferenza, che questa iniziativa eh, la fa EMI perché ce l'ha venuta a chiedere. Noi speriamo che anche gli altri gruppi, i grandi gruppi, possano fare quello che stanno facendo loro, che noi andremo subito a, a prendere come positiva. Sfruttando questa iniziativa si cercherà di aumentare le categorie? Credo di sì, spero di sì e sarà una richiesta che farò io come assessore dei servizi sociali perché stiamo facendo uno studio, stiamo cercando di capire veramente quali sono le fasce che sono in difficoltà, di quello che stiamo riscontrando. Sono eh, oltre ai pensionati chiaramente con le pensioni minime e quant'altro, sono i più giovani. Non so se avete visto gli ultimi dati che parlano del 38% di disoccupazione giovanile. Se non sbaglio Civitecchia sta un punto e mezzo sopra a livello nazionale. Stiamo cercando adesso, abbiamo parlato adesso parlato anche con il ministero delegato, di cercare di allargare altre fasce. Lo possono fare Conad, Coop, Elite, altri gruppi, noi siamo qui a disposizione. Stiamo preparando lo studio che stiamo facendo da mandare a loro perché mangiare è la prima cosa, è il bene primario. Se c'è questo diciamo, le famiglie stanno un po' più tranquille. E per la giornata del primo maggio, festa nazionale dei lavoratori, in moltissimi hanno scelto le terme di Traiano, oltre 300 i Civitavecchesi eh, che si sono infatti recati al sito archeologico grazie all'iniziativa realizzata dalla Loco di Civitavecchia e chiamata Primo maggio alle Terme. Tante le attività portate avanti dall'associazione locale durante la giornata con momenti culturali che si sono alternati con attività ludiche e culinarie. Tutti gli esponenti politici che hanno preso. Parte alla riuscita iniziativa, come l'assessore Roberta Galletta, i consiglieri comunali De Crescenzo e Zappacosta e l'ex candidato sindaco Simona Ricotti, si dimostrano soddisfatti dell'evento. 150 bambini dai 3 ai 14 anni sono pronti a salire sul palco del Traiano di Civitavecchia con la storia delle note, il musical proposto dall'associazione La Scala Sonora in collaborazione con gli amici della musica di Allumiere e l'associazione Blue in the Face. E grazie al contributo della Fondazione Carici. Sentiamo le interviste. Un musical sicuramente molto interessante, soprattutto anche per gli attori e i personaggi, i protagonisti principali. Parliamo di bambini. Assolutamente, parliamo di bambini come tutto, tutto lo spettacolo è stato fatto con, eh, per protagonisti i bambini, eh, anche gli attori che vengono in scena. Insomma, abbiamo otto piccole note eh, che è, rallegreranno con la, loro, con la loro recitazione insieme al, al coro eh, tutto quanto lo spettacolo. Quindi, un, un progetto proprio per i bambini. Ecco. Ecco, infatti abbiamo visto che è un'opera che è stata riadattata anche a livello musicale proprio per permettere ai bambini di utilizzare quegli strumenti musicali che loro conoscono. Assolutamente sì, lì ha fatto un lavoro meraviglioso Maria Letizia Beneduce che l'ha ripensata questa quest'opera e ha permesso sì ai bambini di conoscere eh, la musica classica nella maniera più, più gloriosa, più bella, più anche formativa, se vogliamo. Un evento, quello dell'8 maggio, dal duplice aspetto, da una parte i bambini si avvicinano alla musica, dall'altra un'opera, un, un musical eh, dedicato all'Adamo. Sì, indiscutibilmente è un progetto importante, prima perché riguarda i bambini e si sa la fondazione quanto è attenta all'educazione all e alla formazione dei bambini. Lo ha sempre fatto, adesso è addirittura titolare di un asilo, quindi... Tiene ancora di più a questo discorso affinché poi vengano in qualche modo questi bambini coinvolti. Eh, chiaramente deve essere un fatto per loro ludico, divertente, non deve essere un impegno, perché a quell'età sarebbe veramente un peso che non servirebbe a niente. A imparare un qualche cosa ad assorbire un certo tipo di cultura che è quella musicale e a sapere soprattutto che quello che si fa di fronte a tante persone serve ad altre persone che stanno peggio di loro questo penso che sia un segnale importante da dare ai bambini proprio in quell'ottica che noi portiamo sempre avanti del rispetto dei frutti degli altri del rispetto verso chi soffre, verso chi è più debole e penso che sia è valido questo progetto proprio perché, come diceva lei all'inizio, ha questo duplice aspetto, un aspetto ludico-musicale e di cultura sicuramente e dall'altra parte un aspetto di insegnamento a quelli che sono i valori importanti della vita che faranno di questi bambini un domani dei cittadini responsabili e consapevoli di quello che c'è intorno a loro, senza esasperare, ma sapere che c'è una realtà un po' diversa da, da quella che vivono le loro famiglie e che purtroppo potrebbe capitare anche nelle loro famiglie situazioni del genere e quindi essere pronti ad aiutare gli altri, perché un domani potrebbe servire anche a loro. Ed è grande successo per My Day, il maxi concertone organizzato in, co in occasione del primo maggio da un gruppo di ragazzi civitavecchesi e appunto alcune band locali che si sono alternate dalle 11 alle 22. Ospite d'onore della giornata è stato il primo cittadino, il sindaco Pietro Tidei, che dal palco ha parlato ai ragazzi presenti della possibile apertura di una discoteca in località La Scaglia. Festa anche al Parco Spigarelli, organizzata dal. Comitato di quartiere per famiglie e bambini. Una delegazione di bambini, ragazzi, adolescenti e donne tossicodipendenti con i loro bambini dal ...del centro di solidarietà Il Ponte di Civitavecchia... ...il primo maggio sono stati ricevuti nella chiesa di Santa Maria... ...dove hanno partecipato alla messa celebrata da Papa Francesco. Don Egidio, con l'entusiasmo che lo contraddistingue... ...ha organizzato questo viaggio uh, speciale. Al cancello che porta la sala Nervi ad attendere la delegazione... ...c'era il vescovo di Civitavecchia e Tarquinia Luigi Marucci... ...con il segretario Don Fabio. Durante l'omelia ha parlato della dignità dell'uomo... ...dell'importanza del lavoro... E ...della creatività dell'uomo, del prodotto del suo impegno, del riappropriarsi, scusatemi, della propria consapevolezza di uomini e di donne, della dignità della persona, a porre attenzione all'uomo e non alle cose materiali. Alla fine della messa Papa Francesca ha salutato uno ad uno tutti e loro in risposta hanno cantato per lui la canzone della comunità e prima del congiato finale c'è stata una grande foto, sia la trasmissione di Rai 1 a sua immagine che TV 2000 hanno parlato di questa... Questo incontro e hanno mostrato immagini di questo evento sicuramente memorabile. Qualche minuto di pubblicità e passiamo alle notizie di comprensorio. Restate con noi.